Allora, benvenuti ragazzi, benvenuti. Oh, come si faceva una volta, ti ricordi quando si diceva? Oh, sì. Oh. Allora, devo ricordarmi. C'era un famoso wrestler che diceva Era Mattia? Non mi... No, Mattia diceva Vabbè, allora, ragazzi, piene citazioni per Mattia. Io voglio vedere se le riconosce tutte. Allora, me le sto segnando. Ho una reliquia alle mie allora, spalle. Mentre tu guardi la reliquia, io mi presto a fare 20.000 Prego. Annunci. Che lo sai che ormai l'utenza in generale mi odia. Però va bene. Allora, ragazzi, come avete visto, insomma, il canale va alla grande. Mattia, l'odio è il sale della vita. L'odio è il sale della vita. Qua sotto tra le informazioni, ragazzi, indovinate un po' cosa trovate? Trovate un bel link alla playlist, così non dovete neanche sforzarvi di cliccare sopra quel video o cercare il video dopo, visto che probabilmente YouTube in automatico vi manderà su un altro canale. Sai che è una cosa che odio, cioè non per noi nello specifico, ma l'auto disabilitarla. No, è perché proprio mi dà fastidio, perché se io sto vedendo una cosa di una playlist, eccetera, cioè il fatto che tu mi mandi completamente da un'altra parte, cioè mi dà fastidio. Questo ma dà fastidio anche a me, cioè, però io perdere il fatto lo sapete che lavoro per Google, ma non parlo a nome Google in tutti questi video, dà fastidio anche a me. Questo ovviamente, cioè, lasciando perdere l'utilità che può avere, cioè, eventuali interessi personali. Perché loro cosa fanno? Cosa penso che facciano, perché non sto parlando a nome di Google. Guardano un po' quello che è il movimento degli utenti in generale, cosa guardano gli utenti e ti suggeriscono giustamente il video più vicino a te. L'unico sbatti è che se tu stai seguendo una serie, soprattutto il gameplay, su un canale, tu ti aspetti che la serie vada avanti su quel canale. Perché se tu mi mandi al video numero 3 di Tomb Raider, ma di un altro youtuber di cui non farò nome. Banalmente in un altro punto. In un altro punto. Che cazzo mi mandi al video 3 di un altro punto? Ma va bene. Comunque, sempre tra le informazioni trovate un sacco di link per comprare giochi, avere sconti in esclusiva. È un momento marchetta, naturalmente ci date una mano, più che altro riceviamo anche noi sconti e riusciamo a non perdere miliardi su questo canale. Poi, che altro dire, iscrivetevi, fate suonare sta cavolo di campanella, se no che è di fianco al tasto iscriviti. E poi qui, tra la I che vedete in alto alla vostra destra, trovate un sacco di serie suggerite, nonché anche lì la playlist di Tomb Raider. L'ultima volta che abbiamo fatto sta cosa, ricordiamo, un Jaguar ci ha sbranato, quindi adesso va avanti lui. Che non è che siamo proprio del tutto scemi. È un nobile, la sua nobiltà d'animo, veramente. Madre Teresa di Calcutta ha tutto da imparare. Come va il braccio? Te l'ha sbranato un Jaguar. Vabbè, lasciamo perdere. Non. Queste sono le domande veramente. Vabbè. Vabbè. Allora, ragazzi, che dire? Stavo un po' surfando, come dire una persona, nei vari canali YouTube. E io non ci capisco più niente in YouTube. Stavamo discutendo prima con. Ma allora, cioè, io ho sempre allora detto faccio. Che... Aspetta, scusa. Vai, prego. Faccio una premessa. Non stiamo parlando di videogame, ma era così una considerazione che volevamo condividere con voi. Cioè, lo so, ci tacciamo, sarà breve. Io chiedo scusa, sarà una piccola digressione. Però era interessante l'argomento e allora volevo parlarne. Giulio, vai pure. Sì, non no, ti scusa, sto cercando di capire. Perché lo sai che stiamo cercando di rimanere un po' a tema videogiochi. In passato siamo andati un po' fuori. Un po' fuori. No, è che cioè a parte che, vabbè, cioè, YouTube ovviamente non è molto il nostro mondo. Perché ci sono. Cioè, voi che siete più giovani, vedete di sicuro YouTube più di noi. Però effettivamente il fatto che alcuni tipi di video eccetera siano premiati piuttosto che altre, non capisco quale sia la razza dietro, ma proprio di qualunque genere, questo proprio prescindendo dal discorso videogiochi, persone simpatiche, antipatiche o quant'altro. Un dubbio che ho io, che non capisco. Un po' d'acqua. Lo sai cos'è? È che prevedere questi cavolo di algoritmi di YouTube, al di là, e parlo da utilizzatore, non da persona, che naturalmente io non lavoro per YouTube all'interno del mondo Google, se no. Però, magari non potrei dirlo, ma ne saprei sicuramente di più. Quindi parlo a titolo personale, perché sennò mi licenziano. Il fatto è che effettivamente stare dietro a questi algoritmi è molto difficile, nel senso che loro li cambiano giustamente perché devono cercare di trovare il video più adatto per te. Però io non vi giuro, a volte vedo dei canali che sono alla ribalta e poi cambiano l'algoritmo e muoiono. Cioè, è una roba incredibile. Ora non sto facendo riferimento al nostro canale, perché magari abbiamo avuto un po' di trascorsi. Però voglio dire, anche noi nel nostro piccolo l'abbiamo
vissuto, notato, sì, sì, perché cioè io certo ho visto che a un certo punto, boh, eh no, qualcosa è cambiato, cioè qualcosa adesso è cambiato. Ma questo ha impattato, naturalmente, complice anche il fatto che secondo me il gameplay come lo intendiamo noi non va molto più di moda, però ha impattato tutti i canali di gameplay, cioè quelli che io vedo fanno un gameplay similare a me, al di là del che magari da noi, come dicevo prima, il problema è amplificato per altri problemi, ma il problema è amplificato da altri problemi. Però il fatto che anche loro stanno soffrendo, cioè io ho visto dei canali americani che una volta macinavano una miliardi di... Diamo un'occhiata. Con milioni di iscritti che sono il doppio rispetto a prima, quindi uno dice ho il doppio, che fanno una roba... Ma tu ci credi che ho visto... Cioè, canali veramente che fanno dei numeri che uno dice ma... Boh. Comunque si è coperta di fango di nuovo, quindi possiamo omologare il nuovo capitolo dell'avventura. Se no, vabbè, non si inizia. Adesso mi taccio e parliamo di videogiochi. Ma lo sto proprio lo fa proprio volutamente. Questo è veramente come in Predator. Non eri tu l'esperto di logistica, Giulio? No, non ho una laurea in... Questa è la maglia della Juve. Ma una brownie da 50 mm fa male, te lo voglio dire. Ci pensa lui. Anche ai Jaguar. Vai, triangolo. Questa è la fase stealth. Nel caso te lo stessi chiedendo, io sì, parlo. Però ecco, cioè, nella realtà pensate che una cosa del genere possa funzionare, vi sbagliate di grosso. Vabbè, ma questo, cioè, no, per il semplice fatto, cioè, che le persone in realtà non sono così stupide da non vedere cosa succede da no, qui. Ma vabbè, ma in tutti i giochi, sì, nella realtà non sarebbe così facile strozzare una persona. Io se posso sempre cioè, così mettere, però le vabbè, altrimenti si muova o meno. Non hanno ancora trovato la reliquia. Guarda che gentility. Secondo me sì, se ti arrampichi sopra però sarà tipo ecco. Lui sta parlando però, eh. Io sto triangolando. Preferisco rimanere qui di guardia. Meno chiacchiere e occhi aperti. Meno chiacchiere, più distintivi, voleva dire. Su. Vai. Ah, proprio questo steltissimo proprio, una piccozza nella schiena. Boom boom piccozza. Chi mai potrebbe accorgersene? Sì, ecco, se stai in fine nell'erba. Tanto scusa, non c'era una persona che comandava quella brownie da 50 mm? Sì. Io a quel punto lo sai cosa farei, no? Ma lo stemma della Trinità, io l'ho già visto da qualche parte. Negli altri Tomb Raider? No, a parte negli altri Tomb Raider, proprio in un altro contesto, che non so quale sia però in questo momento, non me lo ricordo. Non era Bud Spencer e Terence Hill. No, non era quel Trinità. Siccome sono... Ok, sei caldo. Sì, sì. Sono stati talmente furbi da lasciarci il blindato. Io salirei a bordo e comincerei a fare. Però devo cioè, sono tanti, effettivamente. È troppo rischioso. E poi. Ok, che lei. Che lei da bambina scalava il tetto di casa sua, ma magari non ha tra le competenze guidare un blindato. Ma guarda che è semplicissimo. Come guidare una panda. Come andare in bicicletta. Perfetto. Quello cosa fa l'arbitro uno in Amazzonia? Uno si allontanerà, no? No. Secondo me deve andare con Jonathan degli Orsi. Ma Jonathan degli Orsi deve... Vabbè, vedremo. Che poi è Jonah, ve lo dico, perché poi... Ah no, Master, non stai attento! Jonah! Tu, banalizzi i videogiochi! Ma è dal primo video che parliamo delle balene, quindi... Ma lo sai che io mi chiedo, ma chi è che finanzia la Trinità? Perché cioè, è bella attrezzata, eh? Sì, sì, minchia. Cioè, non stiamo mica parlando di fagioli e... E banane. Ma non e è lamponi. Che ti stai guardando, no. No, aspetta. Però sembrava. Banane. Beh, ci vede bene, quello è francese. È il master della vita reale. Può girarsi sto pirlo oppure dobbiamo stare qua tutto il giorno? Ma non avevi un metodo... Vai, no. Metodo capozzo, vecchia scuola. No, il metodo era nell'uomo ragno, mas. Facile, eh? Era nel gioco di Spider-Man il metodo. Spider, porco. Qua posso farlo solo se ho degli oggetti da lanciare, che oppure, attualmente non ho. L'ultima volta che ho giocato a Spider-Man mi veniva in mente di cantare Spider-Pork come colonna sonora di The Man in the Ice Castle. Quindi dire... Spider pork. Na na na. Puoi farlo anche tipo. Cioè. Tipo l'uomo tigre. Cioè. Spider. No, pork. No. L'uomo tigre. Che quindi dovresti fare. E Spider pork. Che lotta contro il dottor Octopus. Pork. Lui ha mille mani. Ma tu un grosso pen. Ma... non mi ricordavo fosse così proprio là. Ma cos'è? Cavera in formato... Sì, sì, sì. Ma ci sono tanti Trinità Edition. Secondo me ci sarà uno, potrebbero farla... Figa, comunque ha preso il meglio del meglio, sì. Il meglio del meglio del meglio. E tra l'altro quello non è morto, cioè nota bene, cadendo giù. Minchia, perché... meno male che c'è Jonah. Scommetti che gli spara, Jonah. Speriamo.
battiti! Basta. Come basta? Vabbè. Posso dire che Jonah non ha le tecniche dei Navy Seal? No. Sì. Perché Jonah si stanca e noi no? Perché noi siamo Lara. Ah, vabbè. After all, you're a Croft. Quindi? E quindi sti cazzi. Quindi la pattuglia del Vicar Mark II, come l'armatura di Iron. Era esattamente la civiltà in cui speravo di... Come la Canon 5D Mark IV. Anche quella è un'armatura di Iron. Sì. È perché sta guarendo. Ah, pensavo... Funghi. Mi prude il pene. Pensavo che sia una cosa così. Guarda che c'era un falò. Guardati dietro. Non vorrei... No, guarda dietro, gira, gira. Fai il senso di ragno. No, il senso di ragno. Allora me lo sono sognato, bene, a posto. Mi sa che funghetti, sì. Magari era il culo di Jonah e ho detto no, guarda, non farò. No, i funghetti hanno fatto il loro effetto. Che belle le parti al buio, Master. Ah, sì, cioè, sì, che non si vede proprio un Kaiser. Sei in una maledetta foresta, cioè foresta, grotta. E l'uomo tigre, wow. Però Yahoo! Bello lanciarsi sui speroni di roccia umidi. Brucia la barriera. Mi piace come obiettivo. Ah, c'erano. Sì, lì le ho viste, però. Fabbricazione di frecce incendiarie. Mi è premuto R1. Oh, finalmente parliamo di fuoco! R1, magari. Fuoco nel fuoco. Wow. Mamma, quante emozioni. Quindi è sciupato già adesso una... Capito, però vabbè, ma bisogna fare saving. Ma sti cazzi. Saving. Survival horror. Come no? Ci sono i giaguari. Beh, non è horror. Quindi... Fiamma. Allora, R1. Spunta la punta. R1. Fiamma. Tac. 8 uguale uguale. Faccina che ride. Il simbolo di Batman. Ragazzi, sei carico di munizioni 120. Conoscendo il tuo ratio che passa un proiettile ogni 40. Potrebbe. Bravo. Ma questo perché, come ho sempre detto, la mira è per i deboli. E io sono fedele a quello ma che ma quanta saggezza poi in queste parole, se ci pensi. Cioè, non è che io dico sempre solo cazzate, cioè. Ecco qua. Anche se ci sono degli utenti che ogni tanto commentano: dite cazzate! State banalizzando i videogiochi! Cazzate ne dico un sacco. Ma perché Sabaku li ha abituati bene, no? Capisci? Sabaku è professionale, gli dice. Noi invece cazzoni. Noi dici, c'è un cazzo. Questo qua è favelas. È uguale proprio. La cioccia del puerco! È il momento di mangiare un churros, te lo dico. Magari. Ma hai visto che in Buenos Aires fanno i churros? Dove? No, su sé, dove? È quel posto che fa le patatine fritte e fa churros. Ah, sì? No, passare la notte. È un attimo, patatine fritte e churros. Come mai siete nel cuore della giungla? Avete perso la guida turistica? Potrei fare la stessa domanda, con quel cappellino, sì, ma noi siamo coperti di fango. Ricchione? Non lo so. In cerca di rovine. Siete con loro? La Trinità. Ah, non siamo più coperti di fango, no, Tobi. Il fango si ma poi secondo te una con la pelle di giaguaro? Pausa, seguitemi. Perché altro, ripeto, cioè noi eravamo coperti di fango e non ci siamo fatti una doccia nel mentre. Ma io ribadisco, ma se te ti arrivasse, sei anche nell'Amazzonia, te lo passo. Queste domande, però l'unico B&B in città. Scusa, aspetta, facciamo parlare. Mio. Giusto, mai troppo prudenti. Io sono Jonah. Molto piacere. Abby, Lara. Per lui matrimoniale. Sedetevi. Carlos. Una maca matrimoniale. Ma Carlos è Carlos Santana? Sì. Ale, si lanciamo proprio le pistole così in libertà. Quindi che ci fa? Tra l'altro noi avremo anche un mitra, un arco, un fucile a pompa. Una pista quando l'aereo ha perso quota. È precipitato? Già. No. Ci siamo buttati senza paracadute. Siete illesi dallo schianto? Beh, Jonah, guardalo in faccia. Volavamo basso. Illesi. Noi stiamo cercando delle rovine Maya. Sapete che siete in Perù, vero? Sì. Sì. Lunga storia. Oh. Grazie. Tre cervezas, por favor. Non sembrate esattamente i tipici archeologi. Oh, l'archeologa è lei, io sono il cuoco. Davvero? Già. Hai già provato per caso il nostro ceviche? È una specialità? No, se non cresce nella giungla. No, oh, non dirmi che ti sei perso in... Infatti, sto per dire, che cazzo fanno avere il ceviche? Qui c'è la del tenero, Master. No, se tromba Jonah c'è una speranza. Ma dipende se Jonah ha giocato a Super Seducer. Perché se ci ha giocato, adesso parte il test del campo di fragole. Mi è fatto venire in mente che dovrei guardare se è uscito Super Seducer. Ho già visto questo simbolo. Dove?
Ci sono delle rovine qui, ricordo una pietra con qualcosa di simile scolpito sopra. Ti dispiace se vado a dare un'occhiata? Ah, fai come vuoi, ma ti assicuro che non sono Maya. La mia gente era Inca e ne andava fiera. È uscito. C'è Drop! Credo dovresti riposarti un po'. Sicura? Io ti ho promesso un giorno libero. In questo caso accetto. Divertitevi. Anche tu. Te l'ho detto, c'è del tenero, tu non mi ascolti. Comunque stavo per dire prima che loro partissero con la trinità di sto cazzo, che una cosa è sicura. Ma come cazzo, cioè ti si presenta una con la pelle di giaguaro, sì, esatto. E tu non dici, non fai naturalmente nessuna roba. Ti abituerai a non fare niente. Anche ragazzi, sudare aiuta a passare il tempo. Vabbè. È uscito Super Seducer 2, no, quando torno lo registriamo. Sto già acquistando. La tempesta ci ha sorpresi e l'ha fondata. Tra l'altro ci tenevo anche lì a dire che... Super Seducer? No, purtroppo no. Ah, salve. Hola, signorita! No, sono di passaggio. D'accordo. Come che diceva in Bioshock? Vai al mercato al centro della città. Come diceva in Bioshock? Grazie. Sti cazzi. I posti dove pigliare i potenziamenti, le armi, eccetera. Che parlavano in spagnolo. Ahia! Aspetta, oh mio Dio, è vero. Chiederle di uscire. Invece... Ora ho deciso. E adesso? Chi diavolo è quello? Comunque... Aspetta. Come diceva? Non mi ricordo. Cioè, se me lo ricordassi avrei detto. Esatto. Però non mi ricordo. Diceva che amico, cazzo. Però... Ma cosa diceva? Non sicuramente non sto cazzo. No. Ragazzi, è uscito Super Seducer quando ritorno. E quindi... dobbiamo fare una live. Assolutamente. Io sono a Milano. Allora... cos'è che volevo dire? Che... Ah, giusto, ma anche lì, se bellezza. Uccidete un giaguaro, no? Mi raccomando. E avete intenzione di vestirvi delle sue pelli, cioè dovete pulirle. Non è così facile. Hai capito che il tempo ha solo sfiorato il villaggio? Che specifici componenti, risorse abita. Tenuto X per fabbricarlo. Wow, ma quanta bellezza. È uscito Super Seducer 2. 3 potenziamenti. 5 potenziamenti. Ma non un cazzo. Cioè, sono ben 12.5 GB di roba Super Seducer 2. Cioè più di... Più di 12 GB. No, più di Nome Sky. Non vorrei essere costretto a ricordarlo sì, ogni volta. Ma Giulio, ma tu sei negativo. Nome Sky, te la devi fare tu la storia. Cioè, dai, devo, che ci devo vuole? Anche io mettere i giga di gioco. Cioè, ma se l'ho fatto diventare l'arco praticamente una mitragliatrice. Un lancia Gundam, una catapulta. Come a una catapulta. 4 potenziamenti, ma non posso fare un cazzo. No, posso. No, cazzo, posso, via. Oh, vedi no, che ma aspetta, c'hai anche... Non me ne frega un cazzo. No, c'hai anche il mitragliatore, ma no? Sì, ma tanto sono stealth, userò più la pistola, no? Sì, ma magari il mitragliatore ho è detto... il silenziatore. Silenziatore? Ma quale silenziatore? Beh, proviamo. Se ce l'ha... Canna professionale. No, guarda l'altro. Calcio imbottito, percussione modificato, caricatore esteso. No, ce n'è uno anche sopra, guarda lì. Il 3, il 3 sotto. Questo? Sopra, uno sopra. Canna professionale. Ma non c'è il silenziatore, vai no, avanti, vai c'è. Avanti. Ma quello è bloccato tanto. Canna in cromo libdeno, compensatore, recupero gas migliorato. Cioè, in poche parole ti fai... Costruisciti da solo il tuo costruisciti esatto. Da solo. Vedi vabbè. Che io comunque ho fatto bene a raccogliere tutta la roba che c'era in tutte le giungle. Il coltello? Perché ho due archi, tra l'altro? Il coltello, l'attacco ma da perché mischia. Dobbiamo avere due leve? Ma no, perché anche era no, così. Non c'è però, fare, come no? Wow. No, non c'è. Magari ti potevi abilità... Mamma sì, mia, sì. Così Angelo, pensa, Angelo si sta emozionando. Uè, ma non c'è l'astuzia del quasi cervo, quanto anche, io. Come... No, no, sì, cioè, astuto... cornuto come un cervo. Sì, astuto come un cervo. Questo è bello. Ma quanto è bello. Questa è una bomba. Ma ti rendi conto che è uscito Super Seducer? No, io non riesco a ragionare da altro. Io sono uscito Super Seducer 2. Giulio, questa se è una ti bomba. Faccio giocare a questo gioco, tu diventi un Tomb Raider fan. Ma ma praticamente quel gioco l'ho scritto io. Non è vero. Come sta Sara a proposito? Bene, aspetta. Trappolesca, non mi interessa. Com'è che ti trasferisce a... Mai, se possibile. Ma l'attacco del giocatore in cosa consiste? Non l'ho letto. Aspetta. Fermo. Fammi leggere. Voglio leggere. Tanto probabilmente lo prendo. Ti quindi. Consente di tenere la corda del tuo arco più... Sì, dai. No! Ho finito i punti di vita. Ma no, perché, solo. Scusa, ma che senso ha? Che senso? No, non capisco. Il cerotto, anche il cerotto l'hai ma già fatto. Ma costa però. 2. Ah.
Vabbè, questo ma no. Io come faccio a capire da questo diagramma flusso che hai già fatto i cosi? Vista di... Lo sai che l'ho letto? Vista di Cippalippa? Vabbè, Cippalippa! Me la tengo. Per ora me la tengo, via. Sentite, noi gli diamo l'appuntamento al prossimo video. Voi che dite? Avete visto i punti abilità? Avete visto che ho migliorato ragazzi, le armi? Ragazzi, se non mettete like, puzzate quasi quanto le ascelle di... Di stappelli di